Adesso poi faremo un comunicato e vi daremo i dati precisi, però l'effetto che si è visto è che c'è stato un calo degli ossidi di azoto, c'è stato un calo ma molto meno rilevante dei PM10, ma quello che emerge chiaramente è che, come dico sempre da anni, non è, come dire, abbiamo avuto anche delle crescite, nonostante fosse tutto chiuso, abbiamo avuto delle crescite, perché è bastata la tempesta sahariana che porta polvere, che è PM10. Non sto dicendo cose che possono sembrare più strane, però il dato è questo. E questo conferma che c'è un effetto rilevante della conformazione geomorfologica del bacino padano, quindi un catino chiuso con scarso ricambio d'aria, delle condizioni meteo, quindi della quantità di vento, più ancora che collegato alle fonti emissive. Tanto più che, aggiungo, in un'altra ricerca che ha fatto ARPA Veneto, è emerso che abbiamo confrontato i dati dell'inquinante pro capite nelle varie regioni d'Europa. Ed emerge che da noi c'è una quantità di PM10 pro capite di gran lunga inferiore rispetto alla media europea a 28, la media europea, non le realtà più inquinate. E stessa cosa per gli ossidi di azoto pro capite. È che noi abbiamo una densità abitativa molto molto rilevante. Però, nonostante la densità abitativa rilevante, il problema geomorfologico e lo scarso ricambio d'aria e le condizioni meteo quindi non favorevoli, abbiamo una quantità di inquinanti molto più bassa rispetto alla media europea pro capite. Quindi, se qui ci fosse la stessa densità che c'è mediamente in Europa, avremmo un inquinamento più basso, nonostante quello che dicevo prima. Non solo, si rileva un calo del valore medio dell'inquinante più marcato rispetto alla media europea.